tante altre cose, anche cominciare una vicenda quantomeno ambigua, opaca, che riguarda gli apparati dello Stato, che si incrocia con l'indagine ufficiale di Polacco. Questo è un altro elemento in più per dire: parliamo di amicizia. Buonasera, grazie per essere venuti. Mentre Attilio parlava, prima raccontava queste cose, mi è venuto in mente un episodio, adesso Attilio se lo ricorderà, forse di amicizie, di come ognuno, ogni giudice, ogni testa è tribunale. E era il periodo in cui a Palermo veniva processato per concorso esterno in associazione mafiosa il giudice Carnevale. Noi seguimmo quel processo lì e arrivò il giorno, una delle prime udienze in cui arrivò Carnevale in aula. Allora fece l'udienza e poi uscendo dall'aula eravamo, abbiamo circondato Carnevale, andammo lì vicino a lui, io, Attilio e altri colleghi. Allora Carnevale disse, cioè noi ci presentammo, eravamo lì, che lui era bassino così. Allora, quando si presentò Attilio, perché lui camminava, non era fermo a fare una conferenza, cioè lui camminava e noi dietro, allora dice, io sono Attilio Bolzoni. Lui si ferma, dice, ah, ma lei non è stato arrestato? Dice, sì, però mi hanno scarcerato, cioè come vede sono libero. Se fossi stato io, cioè, non si trovava libero. Questo ti fa capire come ogni giudice la può pensare diversamente. Ancora, perché Attilio perché Attilio c'ha le carte macchiate, come si dice al mio paese. Attilio tanti anni fa, 30 anni fa 70 nell'88 oh 30 anni fa sì. Avete ragione, no, ma lui è stato in detenzione, per cui è scattato poi un anno. 29 anni fa Attilio, per fare questa grande professione, insieme a un altro collega che si chiama Saverio Lodato, che scriveva per l'Unità, adesso è in pensione, e raccontavano la mafia in quel momento. Era importante che l'informazione, almeno alcuni giornali come Repubblica, l'Unità, raccontassero comunque raccontavano le cose che accadevano a Palermo, in retroscena, che nella informazione ufficiale non appariva, anzi appariva al contrario, non appariva nemmeno. Per cui era importante due voci importanti nazionali che raccontassero la mafia. Perché fino a quel momento, e stiamo parlando dell'89, quando il reato di associazione mafiosa è stato varato nell'83, cioè per 6 anni, cioè fino a quel momento non c'era l'associazione mafiosa. E guardate che è una cosa che sto raccontando perché ci porta a giorni nostri, a Ostia, a Roma, ma stiamo parlando di 30 anni fa, di 29 anni fa, in cui era importante che l'informazione, che la gente sapesse quello che non era proprio, cioè le carte condannato, assolto, eccetera, ma quello che avveniva in mezzo, quello che raccontava la gente. E Attilio e Saverio facevano questo lavoro, hanno iniziato loro a raccontare all'Italia cosa era la mafia, perché si chiamava mafia, qual era il metodo mafioso, e non soltanto perché parlavano dei pentiti, ma che cosa accadeva ai magistrati che in qualche modo volevano avviare delle indagini e venivano stritolati da altri colleghi, da altri talponi o altre persone esterne, e impedivano di proseguire in quell'attività. Per cui raccontavano giornalisticamente, da giornalisti, perché giornalisti siamo giornalisti, non siamo magistrati, non emettiamo sentenze né ordini di cattura all'epoca o ordini di custodia cautelare oggi. Facciamo dei ragionamenti, delle analisi, spingiamo voi tutti, lettori, a fare un ragionamento, ad allargare la mente, e questo hanno fatto. A un certo punto, facendo proprio questo lavoro, per cui avete allargato troppo. Per cui andando avanti su questo lavoro, allargando molto la mente, facendo riflettere le cose, hanno avuto nelle mani, diciamo, uno scoop.
Raccontando questo, perché prima avevano pubblicato delle notizie, non dentro dei dettagli, diari, eccetera. Comunque raccontano, hanno uno scoop, finché a un certo punto, all'ennesima puntata di questo scoop, qualcuno non ne può più e dice dobbiamo fermare questi giornalisti. Ma fermare non è che non poteva fare la querela perché sapevano che loro avevano le carte per difendersi. E fermare i giornalisti era una cosa molto forte. Per cui ci fu una persona, mente raffinatissima, e qua ci sta, che si inventò, comunque creò, un capo di imputazione che all'epoca prevedeva anche, penso al giovane Casamonica, il giovane Casamonica 2.0, che dice com'è possibile che a noi non ci calcola nessuno mediaticamente. E allora il funerale è l'occasione. Loro hanno sempre fatto i funerali così. Hanno sempre fatto i funerali così. Perché sapevano che allora l'assessore Sabella era bello in vacanza. Ma che cosa fanno? Cioè, ma lo sapete, l'avete visto. Cioè, ma loro i cavalli con la carrozza l'hanno sempre organizzata da secoli, è la loro tradizione, questa cosa in pompa magna. Per cui hanno detto questi giovani, Casamonica e giovani, per cui nipoti, quelli che hanno detto no, ma non ci vuole qualcosa in più. Allora qualcuno avrà detto, vabbè, mettiamo un manifesto il re di Roma per ricavare, guardate, il re di Roma, sì, mettiamolo pure, ma non basta. Cioè, allora che cosa possiamo fare? L'elicottero, il petali di rosa che spargiamo, sì, mettiamolo pure, ma non basta, il 2.0 vuole qualcosa di più, perché noi dobbiamo prendere proprio per i fondelli non solo i romani ma tutti gli italiani nel mondo, cioè deve essere una cosa che devono parlare dei Casamonica, proprio il più grande gruppo criminale mafioso di Roma, si deve superare Mafia Capitale. E allora a un certo punto il giovane 2.0 che smanetta sulle cose dice dobbiamo fare una sola cosa, allora i cavalli ce li abbiamo, lo striscione ce l'abbiamo, la carrozza, l'elicottero, i petali, le donne che piangono, i peli neri, eccetera, la banda musicale. E la banda musicale è la cosa basica. Per fare che cosa? Per suonare una sola canzone che dà il titolo di 416 bis. Na 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 na. Il padrino. Ed è bastato che un giovane Casamonica 2.0 con il suo piccolo smartphone registrasse questa cosa con il suo filmatino, facendo vedere, registrando questa musica mentre passava il feto e mettendo lui sui social, diffondendo questa cosa per dire al New York Times, al TG1, al TG3, al Times, minchia, è arrivata la mafia a Roma, sentite, suonano la musica del Pacino, hanno fatto il funerale del Pacino, dov'è il sindaco? Dov'è le cose? Allora io dico, siete dei cretini, siete dei cretini, perché i fasciani a Ossia non li vedete, perché quelli giustamente mica suonano la musica del Pacino, gli Spada assolutamente, quelli suonano un'altra musica napoletana, per cui dice, ma un napoletano così, cioè, ma può essere manca Morris oppure un mafioso. Camminati musica non ne ascoltava, anzi faceva cantare gli altri, e quelli non è mafia, quello no, quello però che suona la musica, quella è mafia, dovete fare un processo per mafia, hanno suonato la musica del Padrino. Ecco, vedete, la proiezione delle cose, la trasmissione, la comunicazione, i Casamonica sono più intelligenti di noi, ma molto più intelligenti di noi. Perché loro si prospettano mafiosi, ma mafiosi poi non sono, perché non hai nulla da che cosa accusarli, perché non c'è quel reato che è stato contestato a Carminati e agli altri, per loro non vale. E allora a questo punto dobbiamo noi identificare, mettere gli occhiali giusti per vedere qual è il metodo mafioso, che cosa è oggi la mafia, come si è trasformata la mafia. Vedete, a Palermo, dopo 2 anni, c'è stato pochi mesi fa soltanto un omicidio riconducibile alla mafia. Dopo 2 anni e qualche cosa, era in crisi, c'era una crisi. Cioè, dopo 2 anni un omicidio, ma che mafia è? Cioè, la 'ndrangheta a Reggio Calabria non lo fa da circa 3 anni.
e quella è una forte crisi, cioè per delle persone dice ma è in crisi. È stata debellata. Però ecco, noi dobbiamo, con l'aiuto dell'informazione, capire che cos'è. Allora, per questo, diciamo, a un certo punto, quando io raccontavo, ho iniziato a occuparmi di camminate, tutti quanti dicevano, ah, però c'è il furto al cavò, ah, ma quello col furto al cavò adesso... Allora, io sto furto al cavò, prima mi sono occupato di lui, poi me ne sono dovuto occupare di sto furto al cavò. E ho fatto una cosa molto semplice. E infatti mi stupisco come i giornalisti romani, dopo le prime giornate in cui titolavano furto del secolo, poi lo hanno abbandonato, cioè non hanno più seguito, diciamo, questo furto a cavò, perché tutto il materiale che voi vedete nel libro, se avrete voglia di leggere quello che c'è, comunque ve lo racconto, è materiale giudiziario pubblico. Non c'è niente, non c'è nessuna rivelazione di segreto, non c'è nessun documento segretato, comprese le foto, compreso pure i video che abbiamo trasmesso in televisione. Cioè, io mi chiedo, com'è possibile che non c'è stata la curiosità dei giornalisti romani a raccontare questo furto del secolo e dire, ma chi sono le vittime? Ma che cosa è successo? Ma come prosegue questa indagine? Ma c'è un processo pubblico, andiamo a sentire quello che sta dicendo. C'è Domenico Sica che viene al dibattimento, si siede qua, racconterà delle cose, andiamo a vedere. Nessuno. Allora, io dico, forse c'è un deficit informativo. C'è un deficit informativo. Perché io da lì scopro che c'è un'indagine parallela sui carabinieri che è stata fatta dalla Procura di Perugia. Hanno indagato quei carabinieri. Poi hanno archiviato. Devo aprire tanti fronti, già ci ho aperto quello con l'occhio solo, cioè non mi basta quello. Posso interrompere? Sì, certo. Questo discorso che fa Lirio su informazione è il punto centrale quando si parla di mafia oggi. Perché? Mi sono tutti capaci a parlare di Totorina, che è in carcere da il 15 gennaio del 1993. Finché sta in carcere, non fa paura a nessuno, ora se esce può diventare un simbolo, ma in carcere è morto, se esce il discorso cambia, ma in carcere è morto. È facile parlare di questa mafia piena di ergastoli, piena di carabinieri che la inseguono, o poliziotti, elicotteri, cani, tutto. Il problema è un altro, quando invece si parla di una mafia che è un po' più invisibile, di una mafia un po' più carogna, più insidiosa, perché è più attuale, perché è più vicino al potere, perché è più vicino agli alti comandi, è più vicino alla politica, è più vicino agli imperi economici, tutti zitti, in Sicilia come a Roma, tutti zitti. Comprese le associazioni antimafia, tutte zitte. Si può parlare solo del passato e di quelli che sono già seppelliti dagli ergastoli, ma dell'attualità no, ma è sempre stato così, non è che è una novità, è sempre stato così nel corso dei decenni, si parla sempre del passato. Quando poi i giornalisti, come Lirio, nel caso di Carminati, o altri, in caso di mafie altre in Sicilia e in Calabria, aggrediscono con le loro indagini dei settori non esplorati sufficientemente, nemmeno dalla magistratura, spesso arriva in ritardo, tutta la magistratura, spero che sono tutti qualcuno a posto lì, cominciamo a rimetterci d'accordo, non sono tutti. A Roma da considerare. C'è una mancanza di coraggio, cioè mancanza di coraggio. Coraggio in che senso? Nel senso che tu, Lirio Abbate, si permette nel 2012 di far fare una prima pagina nell'Espresso dove mette i quattro di Roma. Non ha nessun tipo di garanzia che
le sentenze alla magistratura che ci sia, ci dicano e le cose stanno così come il libro le racconta. Fa giornalismo d'inchiesta, si piglia per i rischi, non ha la garanzia. Un sassofonista, che, perché sono colleghi che sono un pianista, che giustamente hanno tutto il diritto di avere tutta una vita. Ecco lì cambi modo di vedere, cambi modo di pensare, cambi modo di affrontare le cose. E allora tutto lo vedi un po' come una missione, che sotto certi profili è anche sbagliato, è sbagliato per te, è sbagliato per i tuoi affetti, è sbagliato per la tua vita personale, è sbagliato anche perché ti toglie probabilmente un determinato forma di equilibrio, però la differenza la noti. Ecco, Lirio, io ho detto all'inizio, io l'ho visto farsi le ossa, quando non so quanto se lo pagassero e quanto lo pagassero al giornale Sicilia, non credo che niente lo pigliava, però era lì a passare le notti dietro la procura di Termini Imerese cercando di percepire qualche notizia, qualcosina, e a costruirla, e allora si era andava magari a sentire Tizio Caio, sempre mettere insieme alcuni pezzi. Ecco, poi ci sono stati quei momenti tremendi delle stragi del 92 che hanno cambiato la nostra vita, e lì Lirio ha avuto anche varie minacce, perché Lirio non è che ha raccontato la mafia, come c'era raccontato a Roma, ma che ha raccontato in Sicilia, anche quando qualche suo collega aveva tirato il remo in barca, quando Attilio Bolzoni se n'era andato a Roma, faccio un esempio, non che non la raccontassi, però era il periodo in cui la mafia non tirava, e scusami se ti faccio un'accusa, anche il tuo stesso giornale, la mafia non tira più le notizie. E allora sono rimasti pochi che continuavano a raccontarle in sede locale con il loro tech dell'Ansa, e che se si sono trovate qualche bombetta sotto la macchina o qualche minaccia particolarmente rilevante, Lirio è uno di questi. Quindi ecco, chi ha avuto questa esperienza sul piano etico probabilmente ha un modo diverso di collegare. Una cosa che volevo aggiungere a proposito della retata del 2014 dicembre, che ricordo sempre, l'agenzia della Fast Press, retata nei bassi fondi di Roma, quindi è bassi fondi di Roma, cioè Cucampi d'Oglio l'hanno, ma è giusto, perché se un uomo politico ruba e chiede le tangenti, o retata nei bassi fondi di Roma, cioè la Fast Press, cioè, l'ho scritto perché mi ha colpito, l'ho ripresa, ed è così. Quindi funziona il giornalismo, le mafie, dovremmo anche parlare un po' di vostro, perché siamo qua, alla fine dice, anche di vostro, perché qua dice, sì, la senza adesso abbiamo Casa Monica che dicevamo sono così, però sono parenti di questi quattro, si sono presi da altre più di Silvia, no? Poi forse c'è un altro pezzo anche a Frosinone, insomma sono tanti, fanno nulla, no? Io ho passato una volta un momento giornata qua al parco, una volta sono andati con Marco anche al parco, mi ricordo, no parco, come si chiama? Musical. Siamo andati in tanti posti a Tirio, quindi. No, io un giorno sono andato, forse tu non c'eri. Musical. Adesso fanno anche. Fanno molto. Sono pittoreschi. Ah, del bar dove? Al bar. Sì, sono pittoreschi. Che asso non li conosco? Conosco i zii buoni erano. Erano quattro famiglie, perché erano Pasquale, no, Paesani Corti, io mi faccio pensare, sono della provincia di a mare Civarola, insomma i Caruana, i Puntrelli, c'è un cartello in Congiovì, che sono, secondo l'agenzia antidroga americana, erano negli anni 60 e 70, nei primi anni 80, erano i più grossi trafficanti del bacino mediterraneo. Per farvi capire che quando dopo le stragi hanno arrestato i due, Pasquale Contrera e Caruana, Alfonso Caruana, in Venezuela hanno arrestato contemporaneamente il ministro dell'interno e il ministro della difesa. Tanto per dire, diciamo. E io conosco gli zii, diciamo, che erano un po' più nobili di questi qua, anche così siamo a mettere un po' sotto, gli zii erano un po' più, diciamo, aristocratici, nati anche loro come campieri degli agnelli, dei padroni agnelli, nascono tutti in campagna, questi sono campieri,
Matteo, come il papà di Matteo, che nasce campiere del banchiere da lì, che è sottosegretario. No, no. Lì, certo, quando si parla di queste cose, poi io divento un po' squilibrato, come si dice. Quando uno si fa crescere gente per 30 anni da un punto di vista criminale, e gli si dà la corda lunga per 30 anni, come tanti mafiosi, ma anche come carminati, non è che un poco, non tanto, è un poco carabiniere pure lui. Un poco, non è tutto 23 carati, non è che anche lui un poco, come dire, di apparato, perché se non fosse così di apparato, forse un piede di là ce l'ha pure, nel senso che è gente sempre che ha due attività, ha un'attività statale e un'attività criminale, perché se no non si spiegherebbero questi decenni di impunità assoluta. Decenni di impunità, come le avevano i mafiosi che stavano per decenni e che attualità morivano nel loro letto, che morire nel loro letto, questa è l'attualità, dà la misura della grandezza di un boss. Tutti i boss cercano di morire nel loro letto, perché il loro letto vuol dire che non ti fai, hai l'impunità che non vai dentro, era la condizione più frequente, e soprattutto che non sei morto di sparatino, quindi morire nel loro letto è importante. Con l'eccezione del mio paesano, con lei. Peppino, sette case. Ah, sette Peppino, sette case. Era una fase dell'87. Sì, quindi professore. Era pericoloso pure 90. Sì, sì. Quindi morire nel proprio letto. Mentre questi hanno impunità, uno come un cecato è stato protetto da tanta gente. È stato protetto da tanta gente. E che non mi vengano a dire, io sono veramente sorpreso da un punto di vista positivo da Mafia Capitale, da quello che ha fatto Pignatone, Cristina e gli altri, ma che hanno fatto prima? Dormivano. Ma che fa? Dormivano i magistrati, i poliziotti, i carabinieri, che fa? Dormivano. Ma questo vale, io ho avuto un'esperienza amministrativa al Comune di Roma, ho trovato cose che non è che si erano create, non voglio parlare di Ostia perché non voglio parlare del lungo muro, delle concessioni, ho trovato cose che erano lì da 30 anni che andavano in un certo modo, cioè, e prima di me c'erano stati solo delinquenti. Non penso che le cose siano state andate così. Però c'è questa timidezza, quindi c'è questa paura da affrontare. Ma un magistrato non può essere timido, ma un giornalista può essere timido. Come la grande operazione del Nord Emilia, la più grossa operazione, il più grosso processo che si fa alle mafie del centro d'Europa. È un processo perfetto. Ma sono eroi questi magistrati che hanno fatto il loro lavoro, per dire così. Lo zio di Rina dal 58 è a San Giovanni in Persiceto, da 50 anni, cioè puoi fare quattro cupole con tutti i boss mandati tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 in Emilia Romagna e in Veneto, non se ne sono mai accorti, nel 2012 se ne sono accorti, è alla faccia della timidezza, e il nostro lavoro è un altro. No, è un altro, però voglio dirvi due cose a proposito di questo, cioè, una... io penso questo, a Ostia come a Roma, ma parliamo di Ostia. Io penso che è arrivato forse il momento, perché comunque le cose e le persone le conoscete, sapete, è arrivato il momento che uno fa delle distinzioni, che uno la mano a qualcuno che tu sospetti e non la stringi più, che se sai che quel bar è di quel tizio non ci entri più e non ci fai più a parlare. Io sono convinto che bisogna iniziare a fare queste scelte di campo, o stai da una parte o stai dall'altra, in mezzo non si può più stare. Guardate, io può darsi che sono poi malato per i fatti miei, che ho delle mie cose, ma a me è capitato qualche anno fa, io non vivo più a Palermo, però mi è capitato di andare a Palermo, sono stato invitato a una cerimonia,
E allora io la sera dovevo andare a questa una cena organizzata da una persona improvvisamente. E io chiedo, ma chi c'è? Chi sono? Ma cos'ho? Cioè, a chi appartengono? Perché se io non li conosco, chiedo. E mi è stato detto chi c'era, un nome delle persone che c'erano lì, non mi piaceva, e non sono andato. Con il dispiacere di queste persone che mi hanno invitato, ho detto, ma scusami, ma se tu inviti me, non puoi invitare anche queste persone? Che non, magari, ah, ma non sono stati poi assolti, ma non me ne fotte una mazza che sono stati assolti. Cioè, io ho stato contento. E quello che diceva prima Alfonso, questo processo alla fine, che posso essere condannati per mafia, sì, no, la corruzione, ma non me ne frega niente giornalisticamente. Io giornalisticamente sono contento perché vi ho raccontato quello che ormai è indelebile, quello che si può continuare ad ascoltare, a vedere, a leggere, cioè dei fatti così subumani, così da metodo mafioso, che non potranno più essere cancellati dalla storia di Roma, né quelli che sono stati fatti a Ostia, per cui ognuno di noi deve prendere delle decisioni e deve fare delle scelte di campo. Sono queste le cose che bisogna iniziare a fare, ma non bisogna nemmeno essere eroi, perché nessuno e nessuno di noi deve chiedere un atto di eroismo. Però guardate, lì non ci andiamo. Io per tanto tempo a Roma, dopo che ho fatto Carminati, cioè, mi sono a un certo punto fissato su un locale in cui raccontavo la trasversalità di Roma, in cui ho raccontato sull'Espresso una puntata, e dove vedete a Roma, la trasversalità di Roma si vede in questo locale, che è Assunta Madre, e via Giulia, cioè, e l'ho raccontato sull'Espresso, l'ho raccontato di Johnny Micalusi, che voglio dire, ho raccontato tutte le cose, di tutti i criminali che lo frequentavano, dei suoi collegamenti, di come lui ossequiava Senese, di tutte le cose, non c'erano atti giudiziari, io avevo documentato questi fatti, l'ho raccontato, lui mi ha citato a giudizio, milioni di euro, eccetera, ma me ne fotto, l'ho vinto, alla fine è stato arrestato, quello che ho raccontato è stato dimostrato, anche perché, vedete, uno se può documentare una cosa e fare una scelta di campo, e poi io raccontavo queste cose e mi è capitato una volta, ero uscito, diciamo, avevo raccontato sull'Espresso Assunta Madre e mi trovavo in un pubblico incontro tipo così, ma al nord Italia, cioè nord Italia, raccontavo, bisogna fare delle scelte nei locali anche a Roma, se sai che quel locale dell'Andrangheta, delle cose, non c'è andare, cioè vai in un altro locale di pesce, cioè. E io trovo in fondo della sala c'era uno con i capelli bianchi, e ho detto, io non lo conosco questo qua, fa il regista questo, e dice, guardi, ma perché sapevo, cioè lui ha capito che io avevo capito che, perché ci sono le sue foto, perché Johnny Micalusi è un'altra cosa che fa, che tu arrivi, se sei uno famoso ti metti lì accanto a te e ti fotografa e poi ti mette su Facebook e sei fottuto, cioè perché lo fanno, non è che... E allora dice, ma io sono andato perché il pesce è buonissimo. Ho detto, scusi, ma il pesce è buonissimo, cioè non è una scusa, ma che a Roma ne puoi trovare 200 milioni di posti, o comunque ti sposti, ma sono scelte che devi fare. E allora non c'è la scusa del pesce buonissimo, che poi buonissimo voglio capire a che punto è. Però la cosa che mi ha fatto più impressione è quando, dopo questa cosa, sono stato chiamato dai ragazzi del liceo di Giglio, hanno fatto l'ennesima occupazione delle cose, dicevano, mi hanno chiamato, dice, vieni a parlare di mafia, c'era quest'aula così è piena, dice, parliamo di mafia, ho detto, perfetto, è bellissimo, siamo in via Giulio Virgilio, bellissimo, cioè una roba. E adesso vi spiego subito prima di iniziare due cose, vi faccio, diciamo, due esempi, anzi un esempio soltanto, in direzione, in senso unico o inverso. Ho detto, voi scendete, voi siete al Virgilio, mi confermate, dice, sì. E in via Giulia, sì, perfetto, voi uscite dal Virgilio, benissimo, a destra, a sinistra trovate la Procura Nazionale Antimafia, che è quella che è stata inventata da Giovanni Falcone e che dove ci sono tutti i magistrati che coordinano le inchieste di tutte, cioè, contro le mafie di tutta l'Italia, per cui è la Procura Nazionale Antimafia, quella là, lo vedete, c'è l'insegna e c'è scritto così, a destra invece c'è la mafia. Perché c'è scritto Assunta Madre, ma non c'è scritto la parola mafia, perché altrimenti va, ma quella è la mafia, cioè, ah, ma come? Bene, adesso vi racconto che cos'è Assunta Madre. Ho raccontato questa cosa praticamente a questi ragazzi, che rimanevano così scesi dalle nuvole, ah,
Questa è la mafia. Poi, dopo due anni da questo mio racconto, quello lì è stato arrestato e ancora in carcere. Qualche giorno fa alcuni di questi studenti del vicino mi hanno poi scritto, cioè, le società, ah, mi hanno arrestato quello che lei diceva che era, non è vero quello che è. Cioè, allora, bisogna guardare le cose con un'ottica diversa, ma a parte il fatto che veramente a Roma ci sono delle cose che sembrano pirandelliane, cioè via Giulia, cioè da una parte c'è la procura nazionale antimafia e là c'hai Assunta Madre. Ma è una roba, veramente, quello senza vergogna. Cioè io ho delle foto di Johnny Micalosi, un pacchione enorme, in Sicilia si dice molto, che stava davanti al locale la sera, con tutte queste donne, e lui a un certo punto chiamava dei ragazzi, che mandava da qualche parte, infilava la mano in tasca e tirava fuori. A te sembrava carta igienica, ha detto, ma dava un rotolo di carta igienica sarà. Cioè, no, poi invece intendendo la foto, e no, è un rotolo di carta da 100 e 500 euro. Cioè, ma non può entrare in tasca un rotolo così. Invece è gente così che proprio dire. Allora. Mi sono mangiato mai? No, no, mai. Io sì. Lo so, perché. Ma. Pesce poi. No, perché poi, ma adesso ti dico, questo è chiuso. Perché poi le contraddizioni romane sono tante. Ad esempio, Assunta Madre veniva scelto, è stato scelto perché ci presentarono la serie televisiva Squadra Antimafia. Ma cercatelo su internet, c'è la presentazione della serie con la polizia, le cose, Squadra Antimafia con Johnny Locke. Ma ci sono tutti. Ma come tu? Ma scusate, ma voi non vi informate? Fate una serie televisiva antimafia? Un ristorante prima che l'hanno fatto chiudere, per cui sapevi già, ma già lo sai chi è! E invece ci va, e ci presento pure la serie televisiva Squadra Antimafia, ma questo l'ho trovato su, diciamo, su fonti aperte. Allora, ecco, bisogna iniziare a fare delle scelte di campo, cioè da una parte o dall'altra, questa è la cosa. Io ho fatto una scelta di campo di raccontare Massimo Carminati. Naso ha fatto la scelta di campo di difendere Calvinate e di raccontare me. Cioè ognuno fa la propria parte. Ma io infatti la rispetto la professione di Naso, io la rispetto. Il problema è quando Naso è rispettabile quando indica quando Naso va oltre, cioè, ma questa è la cosa che. E mi dispiace che soltanto pochi avvocati hanno reagito a quella cosa oltre, diciamo, di Naso. Anche perché voi, uno dice, poi deve raccontare le cose di Naso, uno deve raccontare le cose, cioè, i procedimenti archiviati sul Naso, c'erano stati degli infamoni con la Corte di Giustizia che l'avevano tirato in ballo, è stato archiviato, cioè, uno dovrebbe raccontare le cose, ma non lo si fa. Però che cosa si fa? Che i giornalisti, ad apertura di processo, 163 giornalisti, adesso non mi ricordo, 169 giornalisti, tra cui pure tu, siamo stati segnalati alla procura, per cui di fatto tra virgolette si può dire denunciati, segnalati alla procura dalla Camera Penale di Roma. Ogni volta che dico Camera Penale di Roma scatta una querela dalla Camera Penale, io lo dico, dalla Camera Penale di Roma siamo stati denunciati, segnalati i giornalisti che abbiamo scritto fino all'apertura del processo di Mafia Capitale, perché, ed è giusta la segnalazione che hanno fatto, perché hanno preso un articolo del codice in cui dice che tu non puoi riportare pedissequamente in virgolette degli atti pubblici di fatto, non so, cioè nel senso che non più coperti dal segreto. E allora questa cosa, per la prima volta la Camera Penale di Roma ha fatto una commissione ad hoc e ha denunciato tutti questi giornalisti, direttori dei giornali, tutti i giornalisti che hanno scritto, pubblicato, cioè le ordinanze che ci avevano tutti. Anzi, alcuni colleghi sono venuti da me e dicono, ma come? Cioè, ma a me l'avvocato non l'ha dato. Cioè, perché a Roma così, diciamo, è la cosa. E allora tu rimani stupito, cioè, ma è possibile che una categoria così importante, eccetera, per la prima volta, forse perché hanno rinnovato il direttivo, un nuovo direttivo, dice che il precedente non lo faceva, adesso noi lo facciamo. Però è un segnale che dai.
è un segnale che dai all'informazione. E questa cosa mi dispiace che l'avvocato, che fa giustamente il proprio lavoro, in questo caso diciamo, lo fa diciamo, per una cosa perfettamente. Qual è il rispetto che poi alla fine i mafiosi hanno per i loro avvocati? Io ricordo, Gidio e Artino se lo ricorderanno perfettamente, quando venne sequestrato il libro Mastro di Nino Madonia, dove praticamente alla voce delle spese della famiglia per pagare gli avvocati hanno messo stallaggio avvocati. Cioè, questa era la considerazione, perché li utilizzavano in quel modo. E c'è stato qualche avvocato a Palermo che non ha fatto, che è andato molto oltre quelli che erano il loro compito, ma ciò non toglie che il compito dell'avvocato è un compito fondamentale, è un compito che merita tutto il rispetto di questo mondo. Non lo dico perché figlio d'avvocati, ma perché io ho bisogno di confrontarmi con un avvocato, perché io quando faccio il pubblico ministero il mio obiettivo in qualche modo è quello di cercare di dire accusatorie, ma è giusto che qualcuno faccia emergere e siamo e rimaniamo in uno stato di diritto. Certo, ci sono modi e modi etiche e diverse. E allora, mi pare che abbiamo toccato un po' di temi, così, eh? Qualche cosa di concreto, che fine hanno fatto i procedimenti, le iniziative a bello chiedo. Così è. Io so solo che a Ostex sono stato 4 mesi. Questi 4 mesi, per carità, dicevi, sono 30 anni qua, so che c'era una palestra che e ho fatto solo danni, perché poi alla fine, non essendo riuscito, mi chiedo, approfitto per chiedere scusa ai cittadini di Ostia, perché alla fine ho tolto comunque una risorsa alla gente, perché c'era la possibilità di avere una palestra che io ho chiuso di fatto. Poi il risultato qual è stato? Perché da un lato io ho trovato una situazione di illegalità che ho cercato di risolvere, dall'altro lato mi scontro con il mio dipartimento patrimonio, a cui chiedo assegnatemi immediatamente questo bene che io ho recuperato al comune di Roma, parlando della palestra degli spa, perché io ci voglio fare una palestra sociale, ancora aspetto che venga riassegnato al municipio di Roma affinché venga restituito. Cioè, quando tu ti scontri con una realtà di questo tipo è difficile. Qua sul lungomare la storia la sapete benissimo, io sinceramente le cose che ho visto qua sono delle cose, come diceva Blade Runner, cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Ho passato molti sabato e domeniche con qualche mio collaboratore all'interno all'UAL, sotto alla pineta di Castel Fusano, a cercare tra le carte bruciacchiate di quelle concessioni, tra le carte originali, sono riuscito ad ottenere delle planimetrie più o meno verosimili rispetto a quella che era la situazione del lungomare. Mi sono accorto che su 71 stabilimenti di fatto in regola ce ne sono pochissimi, se non forse nessuno, che quando io vado all'ufficio condono edilizio e gli dico mi date l'elenco degli abusi edilizi sul lungomare, mi danno un solo l'elenco, i tabulati erano così grosso, solo l'elenco, attenzione, non è che era ogni foglio ce n'erano 20, 25, quelli che ci vanno in una riga, di abusi accertati sul lungomare e mai perseguiti, e tutti in attesa di condono edilizio, condono che non potrà mai avvenire, ma intanto paralizza l'azione amministrativa. Le planimetrie tutte taroccate, inutile che ci nascondiamo, sapete perfettamente chi ha firmato le planimetrie sul lungomare, che guarda caso è anche quello che sono state firmate nel 2000, poi ci sono stati fatti rifacimenti, ancora siamo 4.000 metri quadri quando in realtà ne è 8.000, ma sono tanti casi di questo tipo. Hai abusi edilizi, vedo in sala qualcuno che sa perfettamente come stanno le cose, proprio qua alle mie spalle c'è un abuso edilizio certificato ormai con ordinanza di demolizione definitiva, ma nessuno ha mai proceduto alla decadenza della concessione che sarebbe automatica. Ci sono molte concessioni qua dove il PUA che avevano l'obbligo di adeguarsi al PUA di Veltroni, PUA che tra l'altro tra le righe il Consiglio di Stato ha riconosciuto essere ancora in vigore, ma lasciamo stare, forse si è andato bene anche oltre, però questo PUA prevedeva che le recinzioni verso terra non dovessero essere in muratura. Quando ho detto volevo far trovare a Valeria e Valentina il canale qua davanti, mi riferivo pure a questo, perché questo c'era scritto nel PUA vecchio, con tutte le criticità di questo mondo, ma che comunque prevedeva una piena interazione tra terra e mare, prevedeva che qua noi l'affaccio sul Mediterraneo della capitale di Roma lo vedessimo benissimo, senza ostacoli, senza limiti.
Ora, i parcheggi che ci sono lì, dove praticamente pure l'esercito italiano ha asfaltato le dune mediterranee, perché poi alla fine, diciamola tutta, non è che sono soltanto gli imprenditori, qua ognuno ha fatto, Ostia è stata una terra di conquista, dove ognuno ha fatto qua, e mi dispiace, vi dico la verità, sono stato 2 giorni adesso in un posto che si chiama Monte Silvano, lo sapete, no? Monte Silvano, sopra Pescara, un lungomare straordinario, tutto alberghi a 4 e 5 stelle a Monte Silvano, non a Roma, la pista ciclabile che corre lungo la pista per i pedoni e il mare tutto visibile, pieno di barche. Io cosa volevo venire con le ruspe per arrivare al mare? E poi, dopodiché, sono state richiuse, ovviamente. Ma cioè, è possibile tollerare una cosa di questo tipo? Allora, è vero, Lirio parlava di scelte di campo, lo so, sono scelte di campo che probabilmente sono impopolari, che disputano con il manifesto, vale 15.000 posti di lavoro, ma che posti di lavoro sono? Ma che posti di lavoro sono, come quel povero Cristo che è stato picchiato a sangue perché si era addormentato sotto un ombrello? Io paragonato, forse esagerando, i balneari ai campieri, i vecchi campieri di cui parlava Attilio, i campieri del mare, cioè quelli che per conto di uno stato distratto, come facevano loro per conto del feudatario distratto, gestivano le sue terre e decidevano chi poteva lavorare e chi non poteva lavorare, come ci lavorano con i contratti a intermittenza, che futuro danno a questi ragazzi, i contratti a intermittenza, sono veramente 15.000 posti. Andiamo a vedere quante giornate hanno registrato, sono 3 o 4. Vedo qua qualcuno che ha provato a fare un'esperienza su questo territorio, un'esperienza diversa, con i lavoratori assunti e tutti in regola, che quando andava a prendere un caffè in quella spiaggia ti trovavi alle 10 del mattino lo scontrino numero 2245, andava allo stabilimento accanto e si trovavi l'8, era un miracolo, il numero 8. Ora, sto parlando della spiaggia, di quell'esperienza che non è stata molto gradita in questo territorio, e per questa ragione forse è stato mandato via. Però si può continuare a tollerare tutto questo? Non stiamo facendo, si stiamo comportando come dovremmo comportarci? Mi rendo conto che questo non porta voti, che questo alla politica probabilmente interessa poco. Mi rendo conto che probabilmente un'operazione di questo tipo lo poteva fare uno come me, che era disinteressato, a cui non gliene frega niente di avere il consenso, perché il magistrato non cerca il consenso, me l'ha insegnato Paolo Borsellino, tu devi applicare la legge e basta, non cerchi. Però mi rendo conto, prima quando abbiamo aperto ho ricordato la giornata internazionale del rifugiato, ma è possibile che ora per cercare il consenso dobbiamo minare quelli che sono i principi fondamentali del nostro essere Stato, del nostro essere Paese, del nostro essere Italia, la Repubblica Italiana nata con la nostra straordinaria Costituzione? Dobbiamo rinnegare pure questi principi perché dobbiamo cercare il consenso. Io non lo so, la politica non va per me, non lo capisco, ho avuto questa esperienza che mi ha bruciato, mi ha distrutto la vita proprio a Napoli, faccia avanti e indietro, e la sto pagando cara e amara. Però devo dire la verità, io credo che anche da questo punto di vista un'altra politica ci vuole. La politica deve cambiare la politica, perché se non cambia la politica, arrestiamo gli amministratori cattivi, arrestiamo tutto, ma è la politica che deve dare il colpo d'ala decisivo, perché se non lo fa la politica abbiamo comunque perso. Io vedete, una volta, racconto sempre questi episodi, non mi annoio più, era il 7 giugno del 1997, il 6 giugno aveva arrestato Pietro Aglieri, era un mafioso che avevo arrestato seguendo un prete che gli andava a dire messa, un mafioso molto famoso, famigerato meglio. È un prete pure famoso, amico di vicino di casa di Lirio. Vicino di casa di Lirio, amico personale di un carmelitano scarso. Avevo seguito 9 mesi, avevo fatto seminare questo prete, finalmente eravamo arrivati nel covo di questo mafioso. Pensate che Pietro Aglieri, la prima pagina del Guardian, il giornale inglese, gli aveva dedicato una prima pagina quando era latitante, dicendo, pigliando per il culo gli italiani, l'italiano più famoso all'estero, era il capo mafia, perché in quel momento era un latitante, insomma, di cui parlavo. Avevo questa indagine, riesco ad arrestare pure questo. Quando entriamo nel copo, troviamo l'altare, i paramenti sacri, scopriamo di ideologia, penso, dico, questo signore, può darsi che se pentì davanti a Dio, si pentirà davanti agli uomini. Quindi il 6 l'arrestiamo, il 7 sono a Bugiardone, immediatamente interrogarlo per cercare di farlo parlare, era il primo pentito dell'ala moderata, il primo arrestato dell'ala moderata di
frequenza moderata, si fa per dire che poi gli assaggi facevano pure non moderate rispetto agli altri. E praticamente mi interessava, questo mi dice, vede dottore, quando gli parlo gli dico che ho collaborazione, eccetera, eccetera, mi metto avanti a Dio, non mi date a Cesare perché è di Cesare, insomma ho fatto gira di teologia, ne capivo, ho fatto un resto da cattolica. E lui mi fa, dice, vede, Chierichetto era stato Chierichetto dell'anno, non lo sapete. Avevo di 9 anni, però era perché ero l'unico che non si addormentava alla messa di Natale, ma a mezzanotte ancora era un lui suonava la campanella al momento giusto. E tornando a Pietralieri mi dice, vedi dottore, quando voi venite nelle nostre scuole a parlare ai nostri ragazzi, nostre significa le scuole della mafia, i ragazzi della mafia, non le scuole del comune, della provincia o le di Santa Maria di Gesù, da Guadagni, a parlare ai nostri ragazzi di rispetto delle regole, civile convivenza. Questi ragazzi vi ascoltano, vi seguono, ma quando questi ragazzi fanno 18 anni, 20 anni, si devono sposare, hanno bisogno di assistenza sanitaria, cercano un lavoro, cercano una casa, dottore, a chi trovano? Trovano a voi, Stato, trovano a noi, mafia. Dottore, trovano a noi, lei che cosa vuole cambiare? Aveva ragione, io non ho saputo che cosa replicargli, perché vedete, l'azione repressiva, parliamo chiaro, l'azione di Pignatone, è fine a se stessa. Cioè, Giuseppe Pignatone, alla procura di Roma, i carabinieri potranno fare tutte le righe, la polizia può fare tutte le azioni di questo mondo, potrà tagliare tutte le erbacce di questo mondo, ma se non si ripianta qualcosa a quel posto, no, è una battaglia, è come vuotare il mare con il cucchiaino, hai sempre perso. Bisogna cambiare, per questo il cambiamento fondamentale può venire soltanto da un soggetto che è la politica. La politica può dare questa inversione e lo deve fare, perché ormai non è più il tempo, il momento di avere scuse. Perché Roma, attenzione, adesso noi la mafia non la respiriamo, parliamo chiaro, a Ostia forse un pochino più che in altre parti di Roma ancora non la respiriamo, ma se si continua così, se si continua il mancato rispetto delle regole, vedete, il faro è la nostra Costituzione. Io parlo sempre dell'articolo 47, dove c'è scritto che chi è chiamato a svolgere cariche pubbliche non deve stare con disciplina. 54 comma secondo. Perché dice che chi è chiamato a svolgere pubbliche funzioni non deve fare con disciplina, allora, quindi la politica e la pubblica e gli amministratori. Che significa? Disciplina significa rispetto delle regole. E fin qui ci siamo, una frase un po' più solenne, vecchio dettato, all'epoca si usava così. Ma onore che significa? È proprio sull'onore che noi ci perdiamo. Perché onore significa avere come obiettivo l'interesse pubblico, il prestigio delle istituzioni che tu stai rappresentando, quello che significa. E allora là che la politica deve fare questo scambio. Da un lato è obbligatorio il rispetto delle regole, la legalità è alla base, imprescindibile, ma è quello, è l'altro salto che la politica buona, la bella politica deve fare. Io credo che veramente, cioè l'impegno che è ormai, come diceva giustamente Lirio, è il momento che ognuno di noi faccia la scelta di campo e si capisca da che parte si deve stare, perché è importante che si dia un segnale, che si dia un cambiamento fondamentale di cui Roma ormai non può più fare. Allora, sulle parole...